C'è una grande differenza tra Romanzo Criminale e Suburra. Sono passati 30 anni, il tempo di Romanzo Criminale è il tempo dei banditi che sognano di diventare normali. Il tempo di Suburra è delle persone cosiddette normali, di noi, che abbiamo dentro di noi il desiderio di ispirarci ai banditi, forse perché una gran parte di noi ha capito che il crimine paga. È una cosa tremenda, ma secondo me va raccontata. La prima condizione per lavorare insieme è di essere amici e di condividere una visione del mondo. In questo caso era la nostra disperazione per come stava andando a fondo Roma. Il romanzo è ambientato in 6 mesi del 2011, che sono gli ultimi mesi del governo di centrodestra in Italia, dove eravamo sicuri che da un momento all'altro l'Europa ci avrebbe sbattuto fuori. Era un momento di grande crisi. E abbiamo immaginato questo gruppo di delinquenti che pensano di organizzare un grande progetto edilizio per arraffare gli ultimi soldi prima della catastrofe. Ballano tutti sull'orlo di un vulcano. Con Carlo abbiamo immaginato la storia, ci siamo divisi i personaggi, abbiamo fatto lunghe riunioni per decidere come scrivere e ci siamo scambiati i pezzi che ciascuno scriveva e l'altro interveniva. Alla fine io ho messo un po' tutto insieme per dare una uniformità di linguaggio al racconto e poi insieme al nostro editore Einaudi Stile Libero, cioè a Severino Cesari, abbiamo fatto una lettura ad alta voce. La lettura ad alta voce è importantissima perché dà il senso del ritmo, ti fa capire quando hai usato troppe parole o quando mancano delle parole, ti fa capire quando il romanzo è lento, ti fa capire quando l'attenzione del lettore può calare. Insomma, è un grande esercizio di teatro applicato alla letteratura e funziona. Io per la verità parlo di James Herron, ma parlo anche di Balzac, perché la mia principale fonte di ispirazione è la commedia umana, questo agglomerato di centinaia, migliaia di personaggi di cui devi seguire la vita con la pretesa di raccoglierla e di raccontarla e di cercare di capire tu per primo le cose che vanno e quelle che non vanno. Herron naturalmente è stato un modello molto importante perché ha dimostrato che si poteva raccontare la storia anche quella più vicina a noi, in modo epico e quindi per tutta una generazione di scrittori American Tabloid è stato un punto di partenza irrinunciabile. Quanto al James Herron italiano, beh no, siamo due mondi completamente diversi. Io la ringrazio, ma non sono così presuntuoso.